Allora, ieri, perché si è appena collegato, è viralizzato ovunque questo video qua. Campioni dell'Italia! Si... E poi toccandosi il pacco. Questo è il simbolo del nostrismo. Diamo il benvenuto a Ernesto Collella. Andri, non sentivo delle persone, penso da una decina d'anni, all'improvviso contattano tutti. Tutti che vogliono video saluti, saluti, persone che non sentivo da 10 anni, 15 anni. Appoggiami nel progetto, dividiamo i guadagni, appoggiami, contattami in privato, Sarò appoggiami il tuo tutti, manager, guidami. sarò il tuo manager da oggi. Allora dobbiamo mandare a fanculo la comunione, Ernesto. Eh no, la comunione non ci si Ma può non vado andare. alla comunione. Se tu mi appoggi, non vado alla comunione. Allora, vaffanculo la comunione. Allora, ragazzi, a 4.000 subs arriviamo. Quando c'è la finale di Champions, Manfred? Sabato. 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 No, io lo sogno, vi prego, Quanto fatelo. costerà il biglietto, ragazzi? Gliela paghiamo Dai, noi. tanto. Ernesto, stiamo andando male, Forza ecco. Napoli, partiamo subito col dirlo. Bravissimo, Sì, va bravissimo, bene. giusto, tra l'altro. Sempre bene, sempre Forza Napoli. Ma come mai non sei andato a... Grazie Andrew, grazie Luca Zefe e grazie a Fabio 8410. E come mai non sei andato a Roma? È perché io sto lavorando di notte al lavoro e quindi non sono potuto andare. Però mi è dispiaciuto, lavorava bene. Eh sì, eh. Qualche mio collega ha lavorato bene, bene, bene. No, oggi si Ma lavorava di quante decisa. sciarpe stiamo parlando in una serata come ieri? O bandiere, cappelli? È rimasto così, Ernesto? Metà e metà. Metà Roma e metà Feyenoord. Un 200 sciarpe a testa si potevano vendere tranquillamente. Ah, tu sei andato fuori dallo stadio, non a Roma, proprio in città. A Roma in città. Con le sciarpe metà e metà. Si chiamano così. Metà Secondo parte me c'è così di scritto più, Roma e eh. metà Feyenoord, che a Ah, di. Dici singola persona è difficile vendere già 200 sciarpe. Pure perché le devi trasportare, le devi mantenere. Ah, Non è così capito, semplice. capito, capito. Augusto, tu la fai facile, Il ma. del mestiere. No, allora no, ti spiego perché io quando sono andato alla finale degli europei, alla fine della partita, fuori dallo stadio Perché degli la europei, tattica è, scusami, è. ce ne fu uno che ce ne ha vendute, penso, non esagero, ma 2.000, che noi eravamo 1.000, io ne ho prese 5, perché comunque tutti gli amici, le cose, e chi ne prendeva 10, chi ne prendeva, perché dopo la partita che avevamo vinto avevamo tutti sta sciarpa doppia, metà e metà, e ne abbiamo comprate 5, 6, 10 alla Era il fine, giorno di capito? gloria. Sì. Ma non abbiamo chi ha capito. lo stand lo può fare, ma chi deve andare ed è, tra virgolette, Ho capito, ambulante, no, quante no, ho sciarpe puoi capito, ho portarti capito, ho appresso? capito. No, no, ho capito la tua difficoltà, ho Con un capito. furgone ne puoi vendere anche 10.000, se c'è un furgone, un posteggio che non ti danno fastidio, che hai licenza, autorizzazione, come dici tu, ne puoi vendere anche 20.000. Ho Ma uno che capito, ho deve partire da capito. Napoli, deve prendere il treno, l'auto, come le porti tutte queste sciarpe? Certo, Allora, certo, certo. Poi devi investire Facciamo. tanti soldi. Lo so. Facciamo un riassunto, facciamo un riassunto. Allora, chiaramente ve lo ricordate tutti, inutile che lo ripresentiamo. Anzi, ieri non riuscivo a collegarti perché c'è il telefono bloccato, Cosa è impallato successo, così. Erne? Cosa è successo praticamente ieri? Dagli fiducia. Assurdo. Ce lo spieghi. Ma ti stanno chiamando in questo momento? Secondo me lo stanno vedendo e lo richiamassi tu. L'uomo più richiesto No, 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 ho d'Italia. detto non posso andare nel bar. Mi fermano tutti, mi foto, video. Grande Ernesto. E che ti chiedono? Di toccarti il pacco e dire Forza Napoli? Bravo, mi fai un video saluto a mio figlio, però toccati la pancia. Ma che senso? Internet. Allucinante, Però ormai. posso fargli una domanda? Oh, uno Ma ha scritto: sarebbe Ciao Ernesto, mi hai essere ripreso? venduto una sciarpa in un Napoli Arsenal del 2013. Può darsi, Erne? No, no, io sono dal 2004 che faccio questo mestiere. Ho fatto tutte le finali di Champions che si trovavano in Europa. Tutte. Come Grecia, facciamo a non Parigi, mandarlo questa Roma, qua, ragazzi? Ma come facciamo a non mandarla Barcellona. questa qua? La dobbiamo mandare, Manfred, anche senza raggiungere il gol. A me non mi interessa.
Ce ne va del canale. Allora aspetta, io voglio entrare nella storia di Ernesto. Io ho anche la foto che sono sotto la Torre Eiffel, se vuoi dopo te la mando. Manfred, c'è una foto che c'è sotto la Torre Eiffel. Assolutamente. 2010, no, quando... Ernie, facciamo un riassunto. Tu sabato hai una comunione, che è una porcata, diciamo, però organizzare domenica c'è la comunione. Sabato e domenica, perché mi devo trasferire. Sabato e domenica, sì. Oh, in realtà questo ti vieterebbe di andare alla finale di Champions a Parigi. E noi invece vorremmo mandarti. Cosa, tu ti sei fatto un calcolo, quante sciarpe ti potresti portare? Cioè, giusto per... Ciro ha mandato. No, allora, siccome si dovrebbe andare in aereo per una tempistica, non più di 100 sciarpe. Ti dico anche quando ricaviamo, se dobbiamo dividere. Sì, certo, ce lo dica. No. 100 sciarpe vengono a costare 250 euro. Che ci può stare? Sì. Meno delle grafiche, Manfred, comunque. Mi sembra quasi più. 250. Le vendiamo tra i 10 e i 15 euro, dipende dai polli che vengono vicino. Adesso trattiamo così. Facciamo 15 allora. Ok. Inglesi e spagnoli. Salutiamo le fiamme gialle in chat, tra l'altro. Il spagnolo sono tutti. Fa lo scontrino. Però gli inglesi no. Poi c'hanno il cambio favorevole. Gli inglesi lo stanno ubriachi, non vadano a spese. Okay. E allora noi facciamo solo quelle per gli inglesi, vediamo solo. No, deve fare quelle metà e metà. No, noi facciamo la stessa metà e metà. Vai. Che poi se vorremmo rischiare tutto e prendere più soldi, dovremmo aspettare la fine della partita. È venderle solo ai tifosi vincenti, nel senso che là aumenta il prezzo perché c'è l'euforia. Questi rischi se li prendi da solo. Un visionario. Prego, comunque, Ernesto, finisca. No, ma è così? No, lo so, quindi non lo mettiamo in dubbio. Quindi... Il piano è partire con 100 sciarpe. Sì. E quanto? 100 sciarpe, 250 euro. Ma se tu euro. Vuoi pensare? 250 euro. Ma hai dato un'occhiata ai voli, per caso? Per farti un'idea? No. Per Parigi, no, però... visto io. Non andrei al battesimo di Pute, quindi è per una giusta causa. Allora, una volta fare l'egoista e andrei a Parigi. Io credo che dovremmo farlo, Manfred. Però bisogna dare un'occhiata ai voli. Io ho visto costa da Napoli, costa credo un 150 euro andata e ritorno. Quindi è un gioco da 400 euro, ragazzi. Perché la moglie lo sta rimproverando che non va al battesimo, un attimo. Beh, pure 100 euro per farlo mangiare, che cazzo. Mangio poco, è solo per lo sfizio di fare una cosa in TV, mangio poco, ragazzi. Allora 500. Penso io a mangiare la terra, mi fingo turista e mi prendo qualche pane, non mi preoccupare. Manfred, che facciamo? Che vogliamo fare? 50-50. Ma dovete muovervi, perché non è facile stampare 100 fasce da... domani a sabato, quindi dobbiamo prenotare oggi. Pool. Io farei pool. Spendiamo tutti insieme. Sono ben spesi. Allora, no, capito? No, io non lo metto in dubbio. Gli ho chiesto io, signore, e speravo ci aiutassero di più. Allora, mandiamo. Ma tu vai da solo poi? È certo. Se ci vogliamo portare pure a qualcun altro pezzo, qua aumentano i costi. Troppa gente. Ho capito. Sto facendo il pool, che sarebbe il sondaggio. Le vendiamo, ragazzi. Mira la bufanda, mira la bufanda. È un plebiscito. Sembra un plebiscito. Allora. La finale. Dica. Ma andiamo adesso. La finale che ho fatto a Parigi abbiamo venduto tanto. Pensa che io a prima mattina... essendo che i tifosi si radunavano tutti sugli Champs-Élysées, sono andato prima là, seguivo le masse, capito? Dove fanno i ritrovi, prima gli Champs-Élysées, poi sotto la Torre Eiffel e poi sono andato allo stadio, ma già avevo venduto 300-400 sciarpe prima di arrivare allo stadio. Minchia, e perché noi dobbiamo stampare solo 100 allora, scusami Erna. Non se le può portare di più in aereo. Come me le porto? All'epoca andammo col camper a Parigi, perché già stavamo organizzati, col camper tu c'hai lo spazio, ti puoi portare pure 2000 sciarpe. In aereo dici più di 100? No.
non te le puoi portare. Tu con un trolley più di 100 sciarpe non ce la fai. No, raga, non possiamo andare con la macchina, anche perché sono al mare, non ci sono sto fine settimana. Grazie Vince. No, è Vince che ha regalato. Vince. Spam di mecenate. E io direi che, Manfred, il pool si sta... è ancora a metà, ma direi che è abbastanza chiaro che nonostante continuano a calare le sub, noi portiamo Ernesto Collella in finale di Champions League. Passiamo. Bene, ma aspetta un attimo Ernesto, perché Manfredi allora faccio stampare? Faccia stampare Ernesto, faccia stampare. Mi assumo la responsabilità. Faccia stampare. Okay. Allora. Sei andato Manfredi. Il volo costa, cazzo, è aumentato il volo, No, no, allora no, però, ma quanto è aumentato? Sto vedendo un attimo, un secondo. Vabbè, ma in treno non c'è, costa meno magari in treno. Vediamo il treno, vai, faccio tanti questi qua veloci, 5-6 ore arrivano. A Milano però. A Milano. Allora, sto vedendo. Aereo costa. Vediamo. Manfre, torni in live per favore. 220. Dai Manfre. Minchia. Partenza da Fiumicino alle 7 di mattina. Visto Fiumicino. A Capodichino non c'è niente. Sto vedendo, aspetta. Però aspetta un attimo, Erne. Noi vogliamo il content che tu sei là a dire alla Madrid, alla Madrid, e poi ci fai. E ci vuole quella lì. Quello è il minimo. Ah, no, quello okay. È il minimo. Ernesto, no. Noi ci sentiamo che ci devi fare almeno 100 video, oltre che quel sabato facciamo il collegamento in diretta. Allora il volo sta a 2,58. Si cazzo. Napoli. Io non escluderei un treno che passa da Milano, così lo incontro personalmente, capito? Vedo un attimo. Si può aggiungere il simbolo di OCV in piccolo sulla sciarpa? No, costa un botto di più, le fanno già, no Erne? No, noi possiamo mettere la grafica che vogliamo. Non sarebbe... Come... C'è un non vi sento ragliare o un malafede o un Forza Napoli anche sulla sciarpa? Potremmo scrivere, raga, facciamola un pezzettino nostro, no? Tanto non vedono niente, nell'euforia non vedono niente. Ma come non vedono? Io, secondo me, se la dobbiamo fare, allora, ma la fede. Vi posso raccontare un aneddoto? Prego. Certo. Sabato a Sassuolo, a Reggio Emilia. Sì? Avevo 30 sciarpe di pato. C'era sciarpe di pato. No. A 15 euro l'ho venduto, 30 sciarpe di pata a 15 euro, non vedevano niente. Ma come 30 sciarpe di pato? Ma chi le ha comprate 30 sciarpe di pato? E c'ho la foto della bancarella, dopo te la faccio vedere, si vede la sciarpa di pato. E lei, cioè non hanno neanche trattato proprio, hanno detto guarda minchia, un affarone. Andrè, all'entrata le sciarpe le vendevo 10 euro. Sì. Dopo che ha vinto 20 euro. Che tipo i saldi al contrario sono. Ci puoi dire il costo per favore? Che stiamo con l'euforia, non vado a sto stessa. Vedendo però il treno. Grazie, riga Davide. Fruttoso. Mi dà 117 euro, però poi deve 117 euro solo l'andata. No, cambia niente. Aspetta che provo a vedere altre cose. Comunque 2,58 c'è il volo da EasyJet, partenza alle 7:20. Thompson, non fate gli eroi che poi dopo ci date il pacco, che io già li conosco quelli in chat, come quando vi mando il link per venire in diretta. Sono disposto a portarlo in macchina, sono di Bologna. Ma no, non ci fidiamo, non ci fidiamo. Non ci crediamo. Allora, rimaniamo così. Io adesso dobbiamo passare alla MotoGP perché mancano 8 minuti alla conclusione della puntata che devo volare. Ernesto, tu sappi che in qualsiasi modo adesso ti scriviamo su WhatsApp e andiamo a vedere la finale. Punto e a capo. Ok. Fai stampare le sciarpe che puoi fare. 100 sciarpe abbiamo detto, no? Sì. 100 sciarpe.
e vediamo come noleggiate un camioncino Ducato che costa poco. Ah, sì, vabbè, va, ragazzi, oh, ma non è che è per il content, ragazzi. Allora, ma poi come fa da solo andarci? No. Allora, ci aggiorniamo. Ma potremmo proporre anche qualcuno che fa la pubblicità. Qualcuno che mette un camioncino col suo nome vicino. Sì, va bene, ok. Facciamo pubblicità. Lei è un imprenditore, Ernesto. Ernesto, questo la filmeremo su YouTube, sarà una lunga serie. Adesso mettiamo un pezzettino alla volta, per favore, va bene? Ok. Grande Ernesto. A dopo. Ciao Ernesto. Ciao ragazzi.